Ciao a tutti, io sono Angel e questo è un nuovo video Amigurumi. Oggi andremo a realizzare assieme questo personaggio che mi è stato richiesto da una di voi, in realtà già forse più di un mese fa, perché quando me l'ha richiesto era appena iniziato dicembre e io stavo iniziando con i lavoretti di Natale, quindi l'ho rimandato, rimandato, rimandato fino adesso, però adesso l'ho realizzato perché quando posso e se riesco realizzo sempre le vostre richieste. Questo è un personaggio di The Binding of Isaac. Non so se l'ho pronunciato correttamente, non lo conoscevo, infatti mi sono andata un po' a documentare e ho visto che è un personaggio di un gioco. Sono andata a vedere l'immagine, che vi lascerò da qualche parte per farvela vedere e per farvelo confrontare, e questo è quello che ne è uscito fuori. Se l'idea di realizzarlo vi piace, seguite il tutorial. Ed eccoci qua, questa volta partiamo dalla base. Sono andata a prendere il colore che mi serve, quindi un rosa, e vado a fare il cappio sull'uncinetto. A questo punto dobbiamo andare a lavorare 6 maglie basse all'interno del cerchio magico. Io il cerchio magico lo faccio molto semplicemente realizzando 2 catenelle e poi vado a lavorare all'interno della prima catenella realizzata, quindi non quella che ci troviamo davanti, ma questa. All'interno, entro proprio all'interno della catenella e vado a lavorare all'interno di questa catenella 6 maglie basse. Lo sto facendo vedere questo cerchio magico che realizzo io perché spesso mi hanno scritto sotto i video in cui lo faccio vedere che è un metodo molto semplice che non conoscevano, quindi spero di diffondere il più possibile questo metodo che è molto 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 semplice per realizzare il cerchio magico. A questo punto andiamo a lavorare un aumento su ogni maglia bassa sottostante. Al termine del giro ci ritroveremo con 12 maglie basse. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassissima all'interno di ogni maglia sottostante, quindi al giro ci ritroveremo sempre con 12 maglie, ma sono state lavorate come maglie bassissime. Per il prossimo giro dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse prendendo esattamente tutta la maglia sottostante, quindi tutta la maglia bassissima più la maglia precedente, in questo modo. E realizzo una maglia bassa, così per ogni punto. Quindi entriamo in questo modo e realizziamo una maglia bassa. Sembra difficile, ma in realtà sotto ogni punto c'è proprio un forellino nella quale l'uncinetto passa facilmente. Quindi 12 maglie basse prendendo tutta la maglia. Terminato anche questo giro, il vostro lavoro dovrà assomigliare a questo, e cioè dovrà avere una base come piatta e poi il lavoro che si rialza. Questo creerà appunto dei piedini che siano piatti sotto. Adesso inseriamo il marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata, che per me non è altro che un filato di un qualsiasi altro colore che mi segni la fine dei giri. E adesso vado a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 4 giri. Terminati i 4 giri di maglie basse, a questo punto ho portato in dentro il filato di partenza e possiamo andare a realizzare una maglia bassissima nella maglia seguente, tirare un po' lungo il filo e tagliarlo. E il risultato sarà questo. Andate a realizzare un'altra gambina identica, però non andiamo a fare la maglia bassissima e tagliare il filo, ma procediamo in questo modo. Vado ad agganciare la prima gambina alla seconda gambina, quindi partendo da una maglia a caso, io parto da questa qui, subito dopo la maglia bassissima realizzata, inserisco all'interno e vado a realizzare una maglia bassa, semplicemente. Adesso andiamo a lavorare altre 8 maglie basse su questa gambina. Quindi, considerando che abbiamo realizzato una maglia bassa per attaccarci più 8, sono 9 maglie basse lavorate su questa gambina. Ne mancherebbero 3, sono vuote, e le lasciamo vuote. E ci riagganciamo all'altra gambina. Partendo da dove è partito il lavoro, quindi da qui, conto 3 maglie basse che le lascio libere, 1, 2 e 3, e mi aggancio sulla quarta. E vado a realizzare una maglia bassa. A questo punto vado a lavorare altre 8 maglie basse su questa gambina. In questo modo abbiamo agganciato le due gambine, lasciando però al centro
un forellino che andremo a cucire con il filato che abbiamo lasciato lungo in precedenza su una delle due gambine. E dovremmo andare a cucire esattamente le tre maglie che abbiamo lasciato sia da una parte che dall'altra. Prima di cucirle però facciamo il prossimo giro e andremo a realizzare un aumento e 8 maglie basse, un aumento e 8 maglie basse. Al termine ci ritroveremo con 20 maglie basse. A questo punto andiamo a cucire il forellino tra le gambe. Dopo aver cucito il forellino e aver tagliato il filato in eccesso, sono andata ad inserire il marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e adesso andiamo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 5 giri. A questo punto sono andata già ad imbottire i piedini e un po' anche il corpo, ma continuiamo a lavorare e realizziamo una diminuzione e 8 maglie basse, una diminuzione e 8 maglie basse e ci ritroveremo con 18 maglie basse. E continuiamo realizzando una diminuzione di una maglia bassa per tutto il giro, al termine ci ritroveremo con 12 maglie basse. Terminato anche questo giro, abbiamo terminato con il corpo e iniziamo con la testa, quindi iniziamo di nuovo ad aumentare. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro, al termine ci ritroveremo con 18 maglie basse. E ancora continuiamo con 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro, al termine ci ritroveremo con 24 maglie basse. Per il prossimo giro realizziamo 3 maglie basse ed un aumento per tutto il giro, al termine ci ritroveremo con 30 maglie basse. E ancora continuiamo realizzando 4 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 36 maglie basse. A questo punto andate ad inserire il marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e andiamo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 5 giri. Arrivati a questo punto iniziamo a chiudere e quindi realizziamo una diminuzione e 4 maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 30 maglie basse. E ancora una diminuzione e 3 maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 24 maglie basse. Per il prossimo giro invece realizziamo una diminuzione e 2 maglie basse per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 18 maglie basse. A questo punto sono andata già ad imbottire la testa e adesso continuiamo realizzando una diminuzione ed una maglia bassa per tutto il giro e al termine ci ritroveremo con 12 maglie basse. E a questo punto imbottiamo ancora se serve e andiamo a chiudere definitivamente il foro realizzando 6 o 7 diminuzioni. Dopo aver chiuso definitivamente la testa rimarrà un filato dopo aver fatto anche una maglia bassissima che andremo appunto a tagliare e poi lo andiamo a nascondere, a disperdere all'interno del lavoro stesso. E adesso vado a realizzare le braccia. Iniziamo realizzando 6 maglie basse all'interno del cerchio magico e adesso vado a realizzare una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro e al termine mi ritroverò con 9 maglie basse. Marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e adesso andiamo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 5 giri. Terminati i 5 giri di maglie basse, andate a fare una maglia bassissima all'interno della maglia seguente, tirate un po' lungo il filo e lo tagliate e fate passare il filo di partenza all'interno del lavoro stesso e questo sarà il risultato. Realizzatene un'altra identica e non imbottiteli perché le braccia saranno appunto cucite assieme al corpo ma vuote. Andiamo ad assemblare i componenti. Ed ecco qui il nostro personaggio completato. Come avete visto sono andata a cucire le braccia ai lati, non imbottiti come vi avevo già detto, li ho cuciti sia nella parte dell'apertura e sia un puntino qui a mezzo braccio, in modo che stessero appiattiti al corpo, perché nell'immagine era così. Poi con del feltro nero e bianco sono andata a fare gli occhi perfettamente rotondi e poi appunto i pallini bianchi per dare appunto l'effetto luce che sta piangendo e la boccuccia all'ingiù con del filato nero. E poi con del filato celeste sono andata a cucire i lacrimoni. E questo è il risultato finale. Spero che il personaggio sia più somigliante possibile all'originale, perché appunto, ripeto, non lo conoscevo, ho solo seguito l'immagine.
Quindi spero che vi piaccia. Se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Vi ricordo ancora che se avete delle richieste da fare potete scriverle qui sotto nell'info box e io quando potrò e se riesco le realizzerò. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!